Buon compleanno, oratorio. In questo luogo, in questo cortile, in questo nostro oratorio, celebriamo l'Eucaristia nella quinta domenica di Pasqua. Giorno di festa perché è domenica, il giorno del Signore, e i cristiani alla domenica devono fare festa. Giorno di festa perché diamo inizio ai festeggiamenti del compleanno dell'oratorio. E ci lasciamo guidare dalle letture che abbiamo ascoltato per appunto dire al nostro oratorio buon compleanno e per dire al buon Dio grazie perché abbiamo un oratorio che ci aiuta a diventare più uomini, più cristiani. La prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, in questo tempo di Pasqua, sia nei giorni feriali sia nelle domeniche ascoltiamo appunto gli Atti degli Apostoli, dove ci vengono raccontati i fatti quotidiani, quindi belli, a volte difficili, della prima comunità cristiana. E questa prima comunità cristiana non era una comunità perfetta, era però una comunità che cercava di costruire la propria identità nella fede del Signore risorto. E se volete mi vengono in mente i primi passi di vita di questo nuovo oratorio, nel primo pomeriggio ho chiamato Don Davide, il quale mi ha assicurato la presenza domenica prossima, e onde di fare il doppione di eventuali omelie o pensieri, lui ha detto che farà la parte storica più dettagliata, quindi lascio a Don Davide la parte storica più dettagliata di questo oratorio. A me vengono in mente i primi passi di vita del nuovo oratorio, appunto i vari progetti, la burocrazia, i diversi pareri sulla nuova posizione dell'oratorio. Mi viene in mente il cambio del vicario, mi viene in mente la malattia del Don Piero. E mi vengono in mente tante altre cose per quanto riguarda la vita, l'inizio della vita di questo oratorio. Tante prove, alcune facili, altre difficili, che però hanno consolidato la vita della comunità cristiana che è presente in questa parrocchia e hanno maturato quella famosa frase, credete sempre nell'opera educativa dell'oratorio. L'oratorio ha 10 anni. Questo oratorio 10 anni, perché poi la tradizione dell'oratorio qui a Mozzanica ha tanti anni. E come è vera la parola del Vangelo che abbiamo ascoltato, la vite e i tralci. E provo ad immaginare l'oratorio come il tralcio unito alla vite, che porta frutto buono e gustoso. Questo oratorio, come ogni oratorio del resto, se vuole portare frutto, deve essere unito a Gesù. Un oratorio non unito a Gesù, un oratorio non unito alla proposta cristiana di mamma parrocchia, un
un oratorio così non serve a niente. E sono convinto, perché se volete l'ho provato sulla mia pelle, sia qui nel vecchio oratorio di Via Castello, nei primi anni di prete, perché questo io lo considero sia il mio compagno di ordinazione, perché sono diventato prete nel 2005 e questo un mese prima è stato inaugurato, e sia lo considero il regalo più bello della comunità cristiana, perché appunto dopo un mese io sono diventato prete, e poi perché l'ho provato sulla mia pelle sia ad Agnadello ed ora a Soresina, che ne vale la pena essere uniti a Gesù, perché si può toccare con mano e vedere con gli occhi la bellezza e la bontà della vita cristiana. L'oratorio, che è questo tralcio unito alla vite, produce il frutto, e tutti noi sappiamo che il frutto della vite è l'uva, o meglio il grappolo d'uva. E mi piace pensare alle varie persone che ruotano intorno alla vita dell'oratorio, dai bambini, dai ragazzi, adolescenti, giovani, adulti e anche dai nonni. Mi piace pensare anche ai vari gruppi di volontariato che ruotano attorno alla vita dell'oratorio e che formano questo grappolo d'uva. Il grappolo d'uva è bello perché è l'insieme di questi chicchi d'uva. Un chicco d'uva da solo sì è buono, ma non dice niente. Un chicco d'uva unito agli altri chicchi d'uva, e che bel frutto che ha fatto questa vite, che bel frutto che porta questo tralcio. Il frutto dell'oratorio non è il chicco d'uva singolo. Il frutto dell'oratorio è il grappolo d'uva. E mi vengono in mente questi chicchi d'uva che formano questo grappolo. I baristi, i volontari, catechisti, allenatori sportivi e chi vuole dare una mano all'oratorio. Che bello vedere questi gruppi uniti tra di loro, uniti a questo, tenuti insieme da questo tralcio che è l'oratorio e uniti alla vite che è Gesù. Mi permetto di dire, perché è una frase che mi ha sempre colpito, che è di San Paolo: gareggiate sempre nello stimarvi a vicenda. Non esiste in un oratorio il gruppo più bravo dell'altro, né? Non esiste in oratorio la persona più brava dell'altro. Gareggiate sempre nello stimarvi a vicenda e rispettate sempre, perché a volte capita di vedere qualche gruppo impazzito che vuole viaggiare per suo conto, rispettate sempre le indicazioni, i consigli, ho scritto anche i rimproveri, perché vuol dire che ci vuole bene, di mamma parrocchia. Poi ho scritto la potatura,
La potatura di una pianta rende forte la pianta, né? Non la indebolisce. E mi viene in mente, appunto, mi vengono in mente i cambiamenti della vita dell'oratorio, che ci devono stare, che ci devono essere, perché chi non cambia ha paura della realtà. I cambiamenti invece rendono più forti, producono più frutti. E se volete, ho scritto anche questo, l'aver cambiato posizione e struttura dell'oratorio rispetto al vecchio oratorio di Via Castello è stata una scelta di non paura verso il mondo, è stata una giusta profezia. Ieri sera ho fatto vedere i ragazzi di Soresina con internet, credo che si chiama, con Google Map, insomma, con la cartina Mozzanica dall'alto. È impressionante guardare Mozzanica dall'alto e vedere dove si trova l'oratorio al centro del paese. È impressionante l'aver voluto a tutti i costi un oratorio fatto così, pensato 10 anni fa. Funzionante, dove aggregazione, cioè lo stare insieme, e formazione, cioè il diventare cristiani. E ho in mente questa cappellina che in alcuni paesi è la chiesa parrocchiale. Funzionale, dove aggregazione e formazione si incrociano. Vicino alla scuola, dove cultura e fede si incontrano. Altra cosa che ho scritto e chiudo, presa dalla seconda lettura. Figliuoli, noi non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Prima di arrivare qui sono andato un attimo al cimitero di Soresina, perché là appunto è sepolto Don Piero, quello che alla fine ha voluto lui a tutti i costi questo oratorio. Questo oratorio, che è in festa per i suoi 10 anni, è il segno concreto e visibile che si può amare il Signore nei fatti e nella verità. Mi permetto di ricordare le tante persone buone e semplici che vogliono bene al Signore, che si impegnano in questo oratorio, sia le persone vive e sia le persone defunte. Mi vengono in mente le esperienze di fede che questo oratorio ha proposto e continua a proporre. Esperienze di fede, di amicizia, di servizio che si vivono in oratorio e lo rendono bello. Quanto bene c'è in un oratorio, quante persone si mettono in gioco per il Signore, con il Signore, per il bene della gente. Mi permetto di pregare con voi per
San Luigi, Sant'Agnese, Maria Santissima, io ho aggiunto anche San Giovanni Bosco perché l'oratorio di Agnadello e quello di Soresina sono dedicati a San Giovanni Bosco, perché per la loro intercessione il buon Dio dica sempre bene, cioè benedica sempre questa comunità cristiana, questo luogo, la vostra vita. E sono convinto anche che dal cielo tutte le persone defunte che hanno voluto bene all'oratorio, e ricordo ancora il buon Don Piero, oggi siano in festa con noi, perché possono anche loro vedere e toccare con mano che ci sono ancora persone che credono nell'opera educativa dell'oratorio. È bello festeggiare il compleanno dell'oratorio, è bello che ci siamo riuniti attorno all'altare del Signore per dire appunto a Dio grazie perché ci vuoi bene, grazie perché ci permetti di vivere la bellezza della vita umana e cristiana all'interno delle quattro mura dell'oratorio, per portare poi fuori da queste mura davvero la gioia, la semplicità di essere persone cristiane, di essere persone che vogliono bene a Gesù e agli altri.